In un tempo dove le idee e le combinazioni possibili non ne venivano a capo, Dio inviò sulla terra 3 inviati per cercare di suggerire le possibili vincite agli italiani. Luca Ravani, detto l'inqualificabile. Michel Cavina, detto l'imponderabile. Marcolacci, detto l'irascibile. Saranno davvero loro a risolvere il problema degli italiani? Ciao, benvenuti ad una nuova puntata di Scommetto Che. Andiamo a vedere i nostri 3 inviati, Rava, Michel e Marcolacci, cosa ci consiglieranno per le scommesse. Intanto andiamo a vedere se gli inviati ci sono. Allora, intanto diamo la linea a Rava. Grazie Magliotti per la linea, io sono pronto qui al solito punto perché davanti all'entrata della SNAI. Quando vuoi darmi la linea io ci sono. Grazie Rava, andiamo a dare la linea a Michel, vediamo se è pronto. Michel, ci sei? Grazie Mirko per la linea, oggi l'ambientazione non è cambiata, il parcheggio è sempre quello della Sisal, però da dietro, perché come vedete lì c'è il recinto, e adesso andrò a scavalcare e entrerò all'interno della Sisal. Bene Mirko, aspetto la tua linea per darti la mia schedina vincente con la quale potrete viaggiare verso le Hawaii. Grazie Mirko. Grazie Michel, ora diamo la linea a Lacci che mi sembra stia sventolando un foglio che assomiglia molto ad una multa. Tutto a posto Lacci? Ci sei? Mariotti, che dire, oggi è una bella giornata di merda, però speriamo che dopo con i numeri insomma riesco ad averne vinta io rispetto al comune. Vabbè, lasciamo stare, perché comunque qua mi hanno fatto la multa e dopo la pagate voi in regia. Comunque, dopo vi dirò la mia terzina, ci vediamo dopo. Bene, i nostri 3 inviati quindi sono pronti, ora diamo la linea a Rava che ci dà la nostra terzina. Vai Rava! Mariotti, ho pronto la mia terzina, parto subito. Allora, Inter Chievo, stavolta davvero il posticipo serale, l'1 dell'Inter a 1,60, poi andiamo in Inghilterra, siccome il QPR ha una serie di 6 risultati utili, io dico Swansea QPR X a 3,60, e in Spagna il Valencia, che oltretutto è nelle ottavi di Champions contro il Paris Saint Germain, va a vincere a Vigo contro il Celta, quindi Celta Valencia 2 a 2,45. E con 5 euro siamo intorno a 70 euro di vincita. Mariotti, a te la linea. Bene Rava, grazie di avermi ridato la linea. Ora sentiamo Michel cosa ci consiglia. Tocca a te Michel, vai. Oh, eccomi Mirko, scusa, ma ero in procinto di scavalcare il cancello della Sisa per entrare a giocare la mia terzina vincente. Ma prima di giocarla diciamo che la voglio dire anche a voi, in modo tale che potete incassare e volare quindi alle Hawaii grazie a Ryanair. Partiamo dalla partita di Serie A che sarà Cagliari-Milan 2, naturalmente i rossoneri sono la squadra più forte d'Italia e potranno andare a vincere facilmente sul campo del Cagliari, una quota data a 1,70, con l'arrivo di Balotelli la vittoria è scontata. Aston Villa-West Ham per il campionato inglese è dato un bel 1, cioè l'Aston Villa che batterà con gli scarsoni del West Ham e con una quota di 2,40, e infine il Saint-Étienne che vincerà in casa col Montpellier per continuare la rincorsa alla Champions data a 2. Quindi vi ripeto, le mie partite sono Cagliari-Milan 2, Aston Villa-West Ham 1 e Saint-Étienne-Montpellier 1. Se giocate 5 euro potete andare a vincere una quarantina di euro. Nonostante Lacci stia litigando, io passo la linea a Mariotti e speriamo che Lacci se ne vada a quel paese. Grazie. Grazie Michel, ora vediamo Lacci se ha risolto i suoi problemi. Tanto Marco, tanto con i soldi che vincerai con la tua terzina ti pagherai la multa, dai, non ti preoccupare. Dai, raccontaci e dici tutto. Beh, a recuperare l'episodio di prima, vi do subito la mia terzina, dando grazie per avermi dato la linea. E per me il Bologna col Siena, domenica ci sarà sta partita, dove la mia quota è gol, è data 1,73, quindi per me è buona. L'Atalanta che gioca col Catania altrettanto gol, quindi un gol minimo a testa, è data 1,78. E la Samp che in casa con la Roma pareggia, quindi una X per entrambe, che appunto è data 3,40. Se si gioca una 5 euro si vince all'incirca un 52-53 euro, insomma, dai, sono soldi, va bene. E che dire? Imbiccatevi tutti, multa di merda. Ciao Mariotti. Bene, ringraziamo Lacci, speriamo che trova la pace dei sensi finalmente, perché già 2 puntate e 2 casini, vabbè. Andiamo a vedere invece la terzina che ha scelto la redazione di qui Bologna. Samp Roma X, Inter Chievo 1 e Saint-Étienne Montpellier 1.
Se giocate 5 euro si vince circa sui 55 euro, che insomma non è una brutta cifra, e magari contribuite a pagare la multa Lacci, che se proprio se non vince lui almeno ci date una mano. Parte gli scherzi, abbiamo terminato la puntata, buona giocata e buon fine settimana a tutti, ci vediamo la prossima settimana, ciao! In un tempo dove le idee e le combinazioni possibili non ne venivano a capo, Dio inviò sulla terra 3 inviati per cercare di suggerire le possibili vincite agli italiani. Luca Ravani, detto l'inqualificabile. Michel Cavina, detto l'imponderabile. Marco Lacci, detto l'irascibile. Saranno davvero loro a risolvere il problema degli italiani?